Ringrazio dell'invito. Due parole soltanto in questa occasione. La prima è un benvenuto al Presidente della Repubblica, col piacere di poter parlare di fronte a lui, e davvero un grande saluto a Pierre, che vedete, ha definito le pagine, le 120 pagine iniziali di questo libro, come un'autocommemorazione. Beh, se un'autocommemorazione è bella, no? È bella, e io consiglio davvero di leggerla. Cioè, qui siamo per festeggiare la vita di una persona, qui è descritta bene. È descritta bene perché c'è l'ascesa giovanile, le difficoltà iniziali, l'ambiente da cui nasce, e soprattutto per i giovani che sono là, una descrizione di un'Italia che aveva una grandissima povertà, ma un senso di una forza e di una visione per il futuro che era straordinaria, perché è quella che ha fatto superare a Pierre i primi ostacoli, che proprio dalla descrizione sembravano del tutto insuperabili, anzi sembrava un modello di vita abbastanza folle, no? Abbastanza controcorrente, e un po' lo è stato sempre in tutta la sua vita, intendiamoci, e fornito però di una fortissima base ideologica, no? Cioè nel suo caso questa formazione cristiano-sociale, in altri casi era una formazione diversa, ma con un pensiero che ti portava ad andare in una direzione precisa, no? Quindi a non ricorrere il giorno per giorno. Questo è proprio quello che emerge dalle pagine che io ho trovato bellissime di Paolo Feltrin. E non voglio naturalmente percorrere questi infiniti passaggi che a molti di voi ricorderanno tante cose, ma semplicemente alcuni punti, proprio brevissimi, alcuni punti fondamentali, cioè qual è stata l'antenna che lo ha guidato, no? La lotta contro le disuguaglianze e l'unità sindacale. Cioè, questi sono stati sempre il cammino che Pierre ha fatto, e io credo che poi questo sarà molto utile anche per cercare di capire che cosa si può fare per i problemi che Becchetti ha sollevato adesso, no? Che sono i problemi di una e che Pierre ha esposto prima, sono i problemi di una tale disparità fra l'offerta e la domanda di lavoro, fra la produttività e la realtà dell'economia, che esigono un cambiamento fondamentale. E naturalmente nella vita di Pierre tutto questo era intorno a un altro aspetto, che è la lotta contro le disuguaglianze, no? Alcune proposte che io mi ricordo, che mi lasciavano perplesso anche a me, cioè il riformista più moderato di lui, no? Cioè questo discorso parità immediata impiegati operai, questa considerazione che il lavoro è una cosa che non possiamo dividere a fette, tutto questo era un elemento di grande rottura nella cultura di allora, e Canetti ha portato avanti anche con grandi tensioni. C'è un passaggio che mi evoca dei ricordi personali, quando dice Feltrin che erano durissime le discussioni con Andreatta, perché dice Carniti, Andreatta voleva sempre avere ragione. Io, che da giovane assistente assistevo a quella discussione, non sapevo chi dei due volesse avere più ragione, no? Perché era una tale dialettica, una tale durezza di dialogo, che era assolutamente fantastica. Ecco, questi principi ci servono anche oggi. Questo volevo, questa premessa un po' confusa, questi principi ci servono anche oggi, in cui abbiamo problemi assolutamente drammatici da risolvere. Cioè abbiamo una situazione di disoccupazione crescente, ma abbiamo soprattutto una fine
totale nella politica mondiale di qualsiasi politica ugualitaria. L'aumento delle differenze di reddito all'interno dei singoli paesi è stato impressionante, cioè la globalizzazione ha avuto un aspetto favorevole, ha portato 3 miliardi di persone a vivere in modo decente, ma all'interno di tutti i paesi abbiamo avuto una sciagurata divisione del reddito. Parlo dei paesi comunisti, parlo dei paesi capitalisti, è identica se guardiamo gli spostamenti nell'ambito e regionale e sociale della Cina, sono identici a quelli degli Stati Uniti, cioè è una specie di forza della finanziarizzazione dell'economia che ha totalmente sbalestrato i nostri principi e che ha cambiato le nostre teste. Questo è l'aspetto più grave, più importante. Le cambiate, e qui adesso parlo soprattutto dei paesi a elevato livello di sviluppo, in modo del tutto profondo, no? Le cause le ha già dette Becchetti, la finanziarizzazione, eccetera, eccetera, ma il risultato è che sembrano ormai intoccabili questi aspetti, no? Io sto in questi mesi cercando di impiegare un po' di tempo, anzi abbastanza tempo, nel vedere che cosa si può fare per rimediare le disuguaglianze. Guardate che è disperante fare in concreto, perché è cambiato l'aspetto, no? Dopo il 1980 il mondo della disuguaglianza è partito, perché sono partiti nuovi principi, non esiste la società, esistono gli individui, ognuno si arrangia, la finanza eccetera. Poi, e questo ha preso anche gli intellettuali, tutti gli economisti hanno preso il premio Nobel per dire tutte queste panzane. Successivamente, dal punto di vista intellettuale, è cambiato. Da Piketty in poi, faccio un nome, ma c'è Atkinson, ci sono tanti altri, e c'è questa grandissima coscienza che così si va alla rovina. Dal punto di vista politico non è cambiato nulla, ma non per causa dei singoli, perché nessuno riesce a trovare i rimedi, perché politicamente chiunque parla di una revisione della struttura fiscale perde le elezioni e le perde col voto contrario di coloro che ci guadagnerebbero da questo cambiamento, perché diventa un discorso fatale l'arretramento dello Stato sociale, e l'abbiamo accettato anche noi nel nostro animo, per cui 15 anni fa quando si toccava il ticket succedeva l'ira di Dio, oggi si accetta un arretramento della sanità, e parlo della sanità per dire queste cose, ma anche dei doposcuola, di tutta la struttura pubblica, come un fatto fatale del nuovo mondo. Ecco, allora, ragazzi, ma se questo è il... che obbliga i politici, da Trump fino ai leader europei, che poi è la stessa famiglia di problemi, no? Trump è un tipico leader europeo, no? Salvo le americanate, no? Che obbliga tutti a avere questo sdoppiamento di fare una campagna elettorale con una promessa di uguaglianza che tutti sanno poi non viene seguita. Questo è il dramma che noi abbiamo di fronte. Allora è chiaro che il problema della correzione è un problema molto forte in cui il sindacato ha un ruolo importantissimo, cioè discutevo anche con Fitoussi, eccetera, la perdita di forza del sindacato è stato uno degli elementi di causa e di effetto di questa trasformazione, quindi una ricomposizione di un sindacato e della sua modernizzazione è un elemento indispensabile per dare poi ai politici anche la sicurezza che possono mantenere queste promesse, che altrimenti saranno sempre dei giochi di parole e non saranno promesse fatte. Allora il discorso dell'unità sindacale, capisco, sono ingenuo, sono un dilettante in questa materia, però io l'ho sofferto. Ho sofferto perché c'era bisogno di avere un sindacato interlocutore duro e forte, ma che non si saltasse l'uno con l'altro. E nelle trattative notturne io ho sempre visto CGL, CISL, UIL saltarsi l'uno contro l'altro per un fatto interno inevitabile. E però è il lavoro che ha perso forza, e il governo anche, il lavoro e il governo, cioè la capacità di incidere su questi grandi fenomeni di globalizzazione che esigono una idea e una composizione di forze.
Capisco che proporre oggi l'unità sindacale diventa un fatto, non lo so io se sia tenibile, perché deve legarsi anche con i rapporti con gli altri sindacati, perché ovunque hanno perso forza, in modo terribile. Ma senza questa ricomposizione noi non possiamo dare al politico che deve ricomporre una situazione di maggiore uguaglianza quella forza necessaria perché lo possa fare. Cioè l'ideologia riformista deve essere accompagnata da una forza che la spinga. Ecco, per questo voglio dire, queste vecchie idee di Pierre sono nuove, sono forti, sono importanti. Io credo che la lettura di questo libro aiuti a pensare a queste cose e a questo grande senso che il sindacato può ancora avere in futuro. Poi naturalmente ci sarebbero tanti aspetti particolari negli interventi singoli che sono estremamente significative, ecco, come mi viene in mente una frase nel pezzo di Marini che dice: i governi centrosinistra hanno snobbato ogni proposta di collaborazione attiva, concedendo alle confederazioni di non essere disturbate a patto di non disturbare a propria volta i governi in carica, no? È una frase su cui credo che si debba meditare, in cui il problema dell'unità sindacale entri anche in gioco per evitare questa specie di rimpallo delle responsabilità. Ecco, io ho imparato questo leggendo questo bellissimo libro e invito davvero a leggere. È un po' lungo, ma poi si legge anche pezzo per pezzo. Ecco, io l'ho dovuto leggere tutti in fila ed è stato un certo impegno. Però lo potete leggere anche pezzo per pezzo, perché veramente ci sono delle analisi su problemi della storia di grandissimo interesse. Ecco, queste sono le mie riflessioni che cerco di guardare al passato e di guardare al futuro, ma che non guardano solo l'Italia. Ecco, qui non c'è il tempo di fare alcune analisi quantitative a completamente quelle che ha fatto Becchetti, che sarebbero estremamente interessanti. Ecco. E poi, per il resto, voglio solo anche a me stesso adottare quello che ha detto prima Pier Carditi, cioè che un parroco non deve ritornare nella propria parrocchia nemmeno per confessare. Grazie.